19 a Mesocco, minime pure senza variazioni, ancora tra 0 e 7 gradi circa. Per il momento è tutto, spazio al TG, ci vediamo tra mezz'ora circa. Arrivederci. L'esperienza Moon and Stars, Circo CNI, Musical ed altro. Biglietti scontati fino al 50% solo su raiffeisen.ch. Buonasera, questo 6 maggio cominciamo con un leggero anticipo rispetto all'orario normale per potervi dare in diretta i risultati delle elezioni presidenziali francesi. Un voto che si è atteso con una certa suspense, visto che i due candidati al ballottaggio, il presidente uscente Nicolas Sarkozy e il socialista François Hollande, nei sondaggi hanno avuto pochi punti di scarto, con Hollande in testa. Hollande che però, possiamo anticiparvelo prima ancora dei dati ufficiali, sembra avercela fatta. E allora ci collegheremo con i nostri inviati a Parigi, con Aldo Sofia, che si trova al quartier generale del Partito Socialista, e con Reto Ceschi invece in quello dell'UMP, il partito di Nicolas Sarkozy. Ma in scaletta abbiamo anche altro, fra cui tutt'altro che secondario, le elezioni politiche anticipate in Grecia. Grecia dove i primi exit poll prefigurano una batosta per i partiti di... Allora, in Francia i seggi si stanno dunque chiudendo adesso alle 20 in punto. L'unico dato che finora è chiaro è che oggi la partecipazione al voto è stata più alta di quella al primo turno, che aveva superato il 79%. E questo è un dato che significa chiaramente quanto sia cruciale per l'elezione del nuovo presidente, per i francesi, l'elezione del nuovo presidente soprattutto in un contesto internazionale, come sapete, economicamente non facile. Vedremo fra pochissimo le proiezioni ufficiali, anzi, ecco, l'abbiamo visto, lo vediamo, François Hollande è dato per vincitore al 51,90%, quindi abbiamo evidentemente un nuovo presidente francese, lo sfidante socialista, che si tratta di una batosta abbastanza prevista per Nicolas Sarkozy, che, come stavamo dicendo, in tutti i sondaggi, anche in quelli dell'ultimo minuto fatti venerdì, che era l'ultimo termine, era dato per sconfitto. Allora è il momento di collegarci subito con il quartier generale dei socialisti, dove vedo la festa e dove ci si trova anche il nostro Aldo Sofia. Aldo. Sì, buonasera, infatti come vedete qui davanti... ...bancario che deve fare di più di quello che ha fatto finora. Ecco, allora su queste considerazioni io congedo i nostri inviati in Francia, Aldo Sofia, Reto Cesca e Veronica Noseda, e concludo anche questa edizione del telegiornale contrassegnata, come avete visto, da diversi collegamenti appunto con la Francia, dove è stato eletto il nuovo presidente della Quinta Repubblica, François Hollande. E davvero termino con la segnalazione dei programmi della serata, visto che appunto siamo in conclusione. Allora, sulla 1 per Cineplus c'è la commedia Una notte da leoni, seguito dal telegiornale della notte alle 22.50 con gli aggiornamenti ancora sul voto francese. Sulla 2 invece ci sono i telefilm Hawaii 5-0 e Blue Bloods. Grazie e una buona serata. Fontana dell'amore. Nelle questioni di cuore, Beth non ha mai avuto molta fortuna. Che facevi nella fontana dell'amore? L'ultima cosa che ricordo sono io a raccogliere monete. Se raccogli una moneta dalla fontana, ma il proprietario si innamorerà di te. Ah, è una leggenda ridicola. Allora, qualcuno ci ha provato con te? E ora la sua vita sta prendendo una piega decisamente inattesa. Con quanti ragazzi stai uscendo? Io non esco! Beth, ciao! Perché non mi lascia in pace? Io non la conosco! Sono il tuo dentista. In Prima TV.
Può premere il 5? La Fontana dell'Amore, lunedì alle 21.10 sulla 1. In collaborazione con BPS Swiss, Private Banking. Credete davvero che Internet e Internet siano identici? Allora vi devo mostrare una cosa. Prima Internet DSL. Carino. E ora Internet con UPC Cable Car. Ecco perché ho scelto UPC Cablecom. Con Basic Combi di UPC Cablecom navigate più veloci che con la DSL più veloce di Swisscom. Approfittate di Digital TV in qualità HD e telefonate a tariffe convenienti. Tutto a soli 59 franchi. Solo ora con modem VLAN gratuito.